Buongiorno agli ascoltatori di Casale Monferrato e di Fraser TV per il flash di inizio settimana. Nonostante l'intensa ondata di maltempo che dal fine settimana si sta riversando sul territorio provinciale, il comune di Casale Monferrato ha comunicato che oggi, lunedì 29 ottobre, tutte le scuole di ogni ordine e grado della città resteranno aperte. Consultati i bollettini emessi da ARPA e Protezione Civile, l'amministrazione ritiene che le previsioni relative al territorio comunale non destino preoccupazioni tali da disporre l'interruzione del servizio. Veniamo alla cronaca: è un incidente stradale sulla provinciale tra Casale e Coniolo, ad essere coinvolte due auto e due donne che sono rimaste ferite. Qualche disagio alla viabilità dal momento che il transito dei mezzi è stato interrotto per circa un'ora. Le due donne coinvolte nell'impatto sono state trasportate al Santo Spirito per accertamenti. Fermato per un'informazione, viene derubato dell'orologio d'oro. È successo ad un 80enne di Casale, avvicinato da un'affascinante ragazza con la scusa di avere informazioni su una via. In segno di gratitudine, la giovane donna lo ha abbracciato affettuosamente. Peccato che una volta rientrato a casa, il pensionato si sia accorto di non avere più al polso il suo orologio d'oro. Sono stati segnalati negli ultimi giorni numerosi furti in abitazioni, soprattutto ai danni di anziani che vivono da soli, verificatisi sul territorio ad opera di finti poliziotti e carabinieri e falsi addetti ai servizi pubblici. La Questura di Alessandria raccomanda a tutta la popolazione di contattare immediatamente per segnalazione il 112, numero unico di emergenza. E ancora, ai danni di anziani sono diverse le segnalazioni di truffe da parte di falsi avvocati e tecnici. Nel primo caso, quasi sempre le ignare vittime ricevono la telefonata di un fantomatico legale in merito al coinvolgimento di un loro familiare in un sinistro e ai danni da lui causati, che se risarciti subito gli eviteranno guai legali peggiori. Segue in un batter d'occhio la visita a casa del truffatore, che in alcuni casi riesce ad estorcere alle vittime il denaro. Un paio di raggiri sono stati messi a segno con questa tecnica nei giorni scorsi a Casale, un terzo a Cerrina. In un altro episodio, i malviventi si sono finti tecnici dell'acquedotto e hanno convinto la loro vittima a nascondere denaro e oggetti d'oro nel frigorifero di casa per evitare la contaminazione da mercurio, la cui presenza sarebbe stata rilevata nelle tubature dell'abitazione. Ovviamente il pericolo era inesistente, ma denaro e preziosi sono spariti alla velocità della luce. Un importante accordo di partnership accademica della durata di 9 anni è stato siglato tra la multinazionale casalese Buzzi Unicem e l'Università del Piemonte Orientale per lo sviluppo di progetti comuni di ricerca e di didattica innovativa. Buzzi occuperà spazi di laboratorio all'interno del campus dell'Università del Piemonte Orientale per lo svolgimento di parte delle proprie attività di analisi chimica e fisica, di prove sperimentali e di ricerca e sviluppo. Collaborerà inoltre con ricercatori e tesisti UPO per nuove attività e tematiche complesse e faciliterà l'impiego di studenti per tesi di laurea o giovani laureati per stage, favorendo un reale percorso di alternanza scuola-lavoro. L'azienda casalese finanzierà poi il costo di una posizione per ricercatore a tempo determinato e una posizione per una borsa di dottorato di ricerca triennale. Sarà un parcheggio da 200 posti a prendere il posto dell'ex Frangelfrigor, la fabbrica capostipite del Polo del Freddo casalese, ora di proprietà di una immobiliare mantovana in fase di demolizione. I nuovi posti a auto saranno utili anche per la vicinanza all'ospedale Santo Spirito, ancora in via di definizione se sull'area sorgerà un market o un sito di natura commerciale. È stato inaugurato il nuovo sportello salute presso la sede CISL di Casale Monferrato. Il servizio, che sarà attivo ogni martedì dalle 17 alle 18 nella sede di via Rivetta al numero 41, nasce nell'intento di offrire un supporto gratuito a tutti i cittadini, soprattutto alle fasce più deboli ed anziane, e dedicherà particolare attenzione alle patologie connesse all'amianto. Torna a splendere dopo 30 anni il martirio di Sant'Eusebio. A Ponzano Monferrato è stato presentato quello che deve essere classificato come un evento di eccezionale importanza per l'arte piemontese, ovvero il restauro della prima cappella del Sacro Monte di Crea, il martirio di Sant'Eusebio. Il gruppo scultoreo dichiarato patrimonio UNESCO rappresenta il martirio del vescovo di Vercelli,
lapidato dagli Ariani. Una trentina di anni fa ignoti vandali avevano infierito, rompendole con bastoni, sulle preziose statue della cappella. Arriva al suo quinto e ultimo appuntamento il ciclo di incontri dedicato al compleanno della Biblioteca Civica Giovanni Canna di Casale. L'incontro di martedì 30 ottobre alle 20:45 sarà dedicato all'archivio storico annesso alla biblioteca, che può vantare documenti risalenti al XII secolo. A condurre la serata sarà Luigi Mantovani, da molti anni responsabile dell'archivio storico e appassionato studioso della storia della città e del Monferrato. Ricordiamo che le conferenze sono valide come corso di aggiornamento per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado che si siano iscritti sulla piattaforma SOFIA. Tornano le iniziative autunnali a partecipazione gratuita alla Biblioteca Luzzati di Casale. 31 ottobre alle 17, appuntamento per Halloween con la festa in maschera con dolci, scherzi e letture animate a cura del collettivo teatrale Storie da Brivido. Per venerdì 2 novembre invece in programma alle ore 16 una visita guidata al Castello del Monferrato curata dall'architetto Caterina Brezza, durante la quale ci si potrà cimentare con giochi, disegni e misteri da risolvere. La visita si svolgerà a gruppi di 10 bambini accompagnati da un adulto, in questo caso è necessaria la prenotazione per poter partecipare. Veniamo allo sport, nel calcio ancora un pari per il Casale che ancora una volta viene beffato nel finale. Termina 1-1 il match giocato in casa contro la capolista Ligorna. I nerostellati, che non vincono dalla prima giornata di campionato, passano in vantaggio al 13° del secondo tempo con un rigore di Roberto Cappai. Negli ultimi 10 minuti di gioco arriva però il gol dell'ex Umberto Miello, che strappa un prezioso pareggio contro l'11 di Mister Buglio. Dopo la sconfitta invece nel turno infrasettimanale sul campo di Trapani nel basket, ovviamente, la 9+ gioca al Palaferraris il terzo match in 7 giorni e porta a casa la vittoria battendo 70-55 la Zeus Group di Rieti. Coach Mattia Ferrari ha a disposizione l'intero roster con l'eccezione di Edoardo Giavara. Match intenso fin dalla palla a 2 con le difese attente e le squadre che faticano a segnare. L'allungo decisivo arriva nel quarto periodo, 4 sono i giocatori in doppia cifra, ovvero Musso 16 punti, Capitan Martinoni 13, De Negri 12 e top scorer Pinkins con 17 punti segnati.